Cambiamo di nuovo argomento, dicevo, pubblicata la classifica della qualità della vita di Italia Oggi, il quotidiano economico-finanziario. Ci colleghiamo con il suo condirettore Marino Longoni. Marino, buona giornata, benvenuto. Buongiorno a tutti. Direttore, allora sintetizziamo. Vince il Nord-Est, Pordenone numero uno. Vincono le piccole città, a volte neanche medio piccole, proprio piccole, soffre tantissimo il Sud. Sì, hai riassunto in poche parole quella che è la 22ª classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi, Università Sapienza di Roma, che in effetti da anni ormai dà questi risultati. Trento è sempre il vertice, quest'anno è seconda dietro Pordenone, ma insomma è sempre lì. E in fondo alla classifica ci sono più o meno le stesse città del sud: Napoli, Siracusa, Agrigento, Crotone, Foggia. Quest'anno però c'è una novità: questo è l'anno del Covid e anche nella nostra classifica ci sono conseguenze. Se la guardiamo con attenzione, notiamo che le città che sono state più colpite dal Covid hanno perso moltissime posizioni rispetto all'anno scorso. Per esempio, Bergamo scende di 26 posti rispetto all'anno prima, Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di 41, Cremona addirittura di 46. Questo perché quest'anno, proprio per cercare di registrarvi anche questo fenomeno che ha condizionato le vite di tutti quest'anno, abbiamo introdotto alcuni nuovi indicatori e questi indicatori hanno portato a questi risultati, che sono abbastanza comprensibili, perché è chiaro che una zona molto colpita soprattutto dalla prima ondata, perché la seconda è ancora in corso e questi indicatori erano aggiornati al mese di ottobre, novembre, è chiaro che una zona molto colpita peggiora la qualità della vita, infatti risulta così. E infatti questi sono i numeri. Appunto, Marino Longoni, chiedevo allora un po' quanto ha pesato, ce l'hai già raccontato, quanto ha pesato, quanto potrà pesare anche nei prossimi anni la presenza del Covid in questa classifica? Ma non lo so come si evolverà la situazione. La classifica sulla qualità della vita si basa sui parametri oggettivi, tra l'altro questa classifica è quella che usa il maggior numero di parametri. Poi dopo è tutto discutibile, perché poi ai parametri, che sono dati oggettivi ufficiali, è ovvio che questi parametri vanno pesati e quindi gli va dato un significato che alla fine compone le diverse classifiche e poi la classifica generale. Però insomma si utilizzano nei limiti del possibile i migliori criteri che la scienza economico-statistica si mette a disposizione e qualche risultato utile e interessante tutto sommato viene fuori. Sì, e poi le grandi città sono state messe in crisi dal Covid, soprattutto la stella delle metropoli, Milano. E probabilmente Milano ha risentito molto dal numero dei morti causati appunto dal coronavirus, soprattutto nella prima ondata, e questo ha peggiorato la sua performance, come in effetti è stato anche per le altre città molto colpite. È anche vero che le grandi città, Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo, in genere non è che assumano a posizioni molto alte in questa classifica. Normalmente le città che si posizionano meglio sono piccole città e soprattutto piccole città del Nord-Est, perché il Nord-Est effettivamente è la zona d'Italia dove sembra si viva molto meglio. E che regolarmente trionfa in queste classifiche. Grazie al condirettore di Italia Oggi, Marino Longoni. Buon lavoro. Grazie a voi.